Il nome del nuovo allenatore magari ce lo facciamo dare direttamente a Angelo Ferraro, che è collegato con noi. Buonasera. Buonasera a te, buonasera a voi. E Marco Colle o no? No. No. Magari volentieri, l'avrei preso volentieri a Marco, tu lo sai, c'è un rapporto amicale da tantissimi anni con Marco Colle, lo ritengo un valido allenatore, però è impegnato e quindi non ha... In che senso è impegnato? Stiamo valutando. Ma in che senso è impegnato Marco Colle? Mi perdoni, Ferro. Marco Colle lavora, è impegnato lavorativamente. Lavora e poi c'ha una scuola calcio con il proprietario della sua ditta con cui lavora, quindi non può lasciare l'azienda dove lavora. Sì. Quindi sapevamo che il nome doveva essere annunciato dopo la gara di oggi. Forse sbagliato. I tempi. Credo che domani sarà annunciato perché stasera stiamo valutando abbiamo contattato più allenatori, sì. Abbiamo avuto modo di discutere con tutti, però stasera la società dopo la partita di oggi cerca di valutare meglio la situazione. È chiaro. E credo che stasera ci sederemo fra poco, insomma, credo che ci sederemo a tavolo e poi decideremo. Sì. Domani sera comunque uscirà la fumata. Comunque sta di fatto che oggi si è visto un altro Acri, ha segnato Margiotta, poi lo stesso Margiotta e Le Piane più volte, insomma, sono andati vicino al gol. Una gara che alla fine 3-1 era il minimo per quanto è stato prodotto in campo, giusto? Ma io dice, per quello che è espresso in campo forse meritavano ancora di più i ragazzi, però diciamo che il risultato c'è, uno fa sempre bene. E la cosa da dire è che oggi ho visto un Acri diverso, cioè quella che forse cercavamo da tanto tempo e che ancora non si vedeva, spensierata, sì. Che giocasse con calma e giocasse al pallone. Sì. E oggi ha giocato quel poco perché l'allenatore in campo erano loro stessi in pratica, sì. Oggi. No? Quindi, sì. Hanno fatto tutto loro. Vincenzo. Allora Presidente, l'allenatore non è importante, sono importanti i giocatori. No, l'allenatore è importantissimo. Diciamo che oggi è una partita di per sé, l'hanno voluta vincere, l'hanno vinta. Sarà che oggi hanno giocato spensierati, sapendo che più scuro, come si dice, più scuro è mezzanotte, non può venire. No, cioè. Era già quello che era successo nelle settimane. Non poteva essere diverso, quindi hanno giocato con tranquillità. Ho visto una reazione da parte di alcuni elementi, no? Che erano stati, hanno voluto dare dimostrazione che le loro capacità non erano quelle che ha espresso in queste ultime partite. Mi dovete credere, ho visto una reazione veramente bella, alcuni ragazzi che erano trasformati, forse perché molto spesso non si capisce che nel calcio bisogna giocare con la mente, non con i piedi. La calma è la virtù dei forti, è quella che non c'era nelle partite dell'Acri precedente. Oggi c'è stata questa calma, i ragazzi erano tranquilli, pur che sbagliavano nessuno li rimproverava e quindi quello li ha portati a giocare con una tranquillità e a fare un buon risultato, che al di là del risultato del 3-1, che i gol potevano essere ancora di più, ma anche per il bel modo di giocare, non c'era i rinvii del portiere, c'era la partenza dal di dietro e quindi si metteva in difficoltà il Corigliano e ci sono riusciti, hanno vinto una bella partita. Presidente, devo dire, forse i calciatori hanno sentito le dichiarazioni di domenica scorsa di Franco Giugno, no? Che ha accusato i suoi giocatori, insomma, in un certo modo, non so se gli hanno riferito, se le ha sentite. Forse questi ragazzi hanno voluto dimostrare che in effetti erano giocatori che potevano e sono validi per lei. Ma certamente, non solo sono validi, basta soltanto saperli gestire, perché sono dei ragazzi che hanno veramente delle doti tecniche eccezionali, hanno una visione di gioco ottima, quindi bastava soltanto interpretare le loro capacità e farle mettere in atto nel campo. E sarà compito del nuovo allenatore togliere queste qualità a questi ragazzi che ci sono. Sì. Sono ragazzi da buttare via, da mandare a casa, questo è il discorso. Comunque è lampante che si era rotto quello che è il rapporto tra l'allenatore e i calciatori. Noi l'abbiamo notato dopo la sconfitta di Logri con le dichiarazioni di Mister Giugno, poi la sconfitta in Coppa penso che abbia
Sì, ma la sconfitta con Lopi ha fatto cadere, come suol dire, ha fatto svuotare il bicchiere, perché è caduto il velo, vuole dire lei. Non con il Lopi, con il San Biagio. Con il San Biagio. Sì. In casa ha fatto svuotare il bicchiere, perché effettivamente quella partita proprio si è visto proprio le incapacità di questa squadra, non ci aveva reazione, non ci aveva voglia, non si sapeva che cos'era. Se il mister ha dato quella dichiarazione che non è Allegri, non aveva visto la sua squadra, non aveva visto il suo modo di gioco, beh, io credo che siamo ad ottobre, a già 7 partite di inizio campionato, con un intermezzo di Coppa Italia, beh, io credo che se una squadra non ha preso quello che sono le direttive del mister, vuol dire che qualche cosa non va. Sì. O non sono valide le direttive del mister, o non c'è rapporto tra mister e giocatore. Presidente, quali sono questi tre nomi? Ma veramente sono più di tre, più di quattro. Che elenco avete? Avete bene o male due o tre? Ce ne sono tantissimi, comunque è meglio non fare nome, perché poi magari non esce nessuno. Ma se esce domani, avete già fatto la scelta? Non esce domani sera uscirà, quindi martedì mattina Stadio Radio saprà già chi è l'allenatore. No, semmai noi lavoriamo anche di notte, perciò ci potete anche... avete collaboratori abbastanza efficienti, sì, che vi daranno subito notizie, perché appena succede domani sera vi daremo notizie, certamente. Prossimo avversario è il San Biase. Giocherete in casa del San Biase nuovamente dopo averlo affrontato in Coppa. È un attimino in crisi questa squadra. Diciamo che è una partita che io vedo, per quello che ho visto pure oggi, se i ragazzi in settimana avranno la capacità di rimanere con i piedi a terra, i nervi ben saldi, conoscendo il nuovo allenatore, mettendo l'anima in pace, io credo che il risultato a San Biagio l'Aquila lo può portare via e lo può fare anche in Coppa, quindi diciamo che ha la possibilità di riemergere dal pantano in cui era sceso. Vincenzo, un'ultima battuta e chiudiamo con Ferraro. No, infatti sono oltre a San Biagio, poi bisogna pensare anche a due partite fuori casa importanti, ecco perché bisogna decidere domani questo allenatore. È un buon allenatore, tosto per questi giocatori, che sicuramente sono giocatori di qualità maggiore, ma che bisogna saper gestire in un certo modo nello spogliatoio principalmente, perché secondo me è stata tutta una questione di mentalità e di poca organizzazione, direi. Beh, è proprio quello che hai detto, c'è stata poca organizzazione a livello interno dello spogliatoio, perché se i giocatori litigano a fine partita fra di loro, vuol dire che il mister non ha saputo dare l'impronta unitaria della squadra, ecco. Perché quando si perde in 11, dico io, anzi 18, compreso il pubblico, e quando si vince si vincono tutti, vincono insieme, pubblico, squadra e società. Chi gioca, Presidente, vede che noi abbiamo le nostre spie anche negli spogliatoi. Non ho capito. Abbiamo anche le nostre spie negli spogliatoi. No, negli spogliatoi lo sappiamo bene, perché un po' parliamo un po' tutti, sia noi dall'esterno che noi dall'interno. Quindi ognuno si fa l'opinione che vuole, che può trarne.